Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi è una giornata un pochettino particolare perché qui in Emilia-Romagna ci sono un po' di emergenze dovute alla questione delle piogge. Adesso non so se questo video probabilmente uscirà domani. Comunque ci sono tutti i cantieri fermi, ci sono stati anche un po' di disagi, come probabilmente avrete visto in varie parti dell'Emilia, soprattutto le zone tra il Ferrarese, Ceseno, Bologna, eccetera. E quindi niente, spero che la situazione un po' migliori. Ovviamente, appunto, i cantieri sono fermi. Stamattina sono stato a fare un sopralluogo per un cantiere che dovrebbe partire. E volevo parlarvi in questo video del discorso relativo a quando andate a fare un sopralluogo, che cosa valutare, come comportarvi, come approcciarvi, che è una di quelle cose che ovviamente non vi viene insegnata all'università, e però è una cosa importante. Quando voi andate per la prima volta, venite chiamati per andare a valutare, diciamo, un lavoro, e quindi dovete fare un primo sopralluogo, magari vi hanno già detto quali sono le criticità, oppure semplicemente vogliono avere un consiglio sulle parti strutturali. Allora, l'approccio da avere è questo qui. Ovviamente, se sapete già di cosa si tratta, cioè qual è lo scopo, dovete cercare di capire se appunto lo scopo che vi hanno comunicato è congruo all'intervento che deve essere fatto. Quindi, se uno dice: guarda, io ho questo edificio, voglio buttare giù tutto e rifarlo, oppure voglio buttare giù tutto, lasciare solo i muri, oppure cercate di capire se questa cosa secondo voi è fattibile o non è fattibile, quali sono le criticità, eccetera. Diciamo che in quel caso lì forse è un po' più semplice se la fattibilità esiste, a meno che non notate delle criticità particolari. Non so, ad esempio, uno pensa che vuole buttare giù i solai interni, lasciare solo le pareti, ma le pareti sono fatte di pietra ed è una qualità anche scadente, allora magari dite: no, aspetta un attimo, perché c'è un attimo da valutare questa cosa, oppure se è una cosa che ritenete già incongrua, magari lo fate presente per non perdere tempo. L'altro, diciamo, ambito è quando dovete valutare semplicemente l'edificio, perché magari ha delle lesioni, ha delle criticità, ma non vi viene dato un indirizzo. Magari questo è un po' più difficile, lo si fa anche un po' con l'esperienza. Vi consiglio, se non l'avete mai fatto, di comprarvi, guardarvi o studiare comunque dei libri legati alla valutazione dei danni sugli edifici, alla propagazione delle fessure, tutte queste cose qua che possono sicuramente essere utili assieme a una lettura critica del fabbricato che andate a fare. In quel caso, appunto, quello che dovete valutare è semplicemente avere un occhio attento, guardare quelle che sono le possibili criticità e fare, diciamo, fare un resoconto nella vostra testa di quelli che possono essere gli interventi che possono essere necessari per quel determinato fabbricato. Faccio un esempio. Capita spesso che si venga chiamati perché ci sono delle crepe. Uno dice: so questa crepa qua, non so a cosa è dovuta, è grave, non è grave, eccetera, eccetera. In quel caso lì, uno va sul posto, valuta e deve cercare di capire di cosa si tratta. Ovviamente non è che voi è obbligatorio che capiate subito quale sia il problema, perché può essere dovuto a tutta una serie di aspetti, insomma. Però riuscite a farvi un'idea anche cercando di ricostruire la storia del fabbricato, facendo delle domande, una cosa molto importante al cliente, quindi chiedendogli, cliente o il tecnico, chi insomma vi ha chiesto di venire a fare il sopralluogo, cercando un attimo di capire tutta una serie di cose che possono essere utili. Poi ovviamente tutto questo deve essere accompagnato da delle indagini e dei saggi, che magari ve ne parlo in un altro video, che possono aiutarvi a capire appunto il motivo di queste criticità, di queste lesioni. Spesso quando ci sono delle lesioni nei fabbricati, magari sono dovute a, non so, cedimenti fondali, capire la differenza tra una lesione dovuta a cedimento fondale e una lesione dovuta magari a,
una problematica statica piuttosto che a un sisma passato. Sono tutte cose che si acquisiscono un po' con l'esperienza e un po' appunto andando a studiare un ambito che magari non avete mai trattato. La cosa importante. Quindi ragazzi, dicevo, la cosa importante è che voi in ogni caso, quando andate a fare questi tipi di sopralluogo, ma soprattutto nei confronti del committente, mostriate comunque una certa sicurezza in quello che fate. Ci sta che uno abbia dei dubbi, ci sta che abbia delle perplessità, soprattutto se sono le prime volte, però l'importante, perché poi le cose uno se le guarda, eventualmente chiede, è normale, viene tutto anche con l'esperienza, però cercate di avere comunque una certa sicurezza in quello che fate, in quello che dite, in modo comunque da essere poi tranquilli, insomma, e tranquillizzare anche le altre persone, perché insomma, ci possono stare anche questi momenti. Niente, ragazzi, questo è quanto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.